Quali sono le professioni più odiate, le categorie più odiate in Italia? Beh, sicuramente i politici, su questo non c'è assolutamente alcun dubbio, credo che sia la numero uno. E poi ci metto anche la mia, noi avvocati siamo sicuramente tra le categorie più odiate in assoluto. Allora, per questa ragione vi racconto una storia che a qualcuno probabilmente farà piacere, anche se a noi avvocati neanche poi così tanto. È stato istituito il primo avvocato telematico, il primo avvocato robot, si chiama Ross e in questo momento serve all'interno degli studi legali e risponde a delle domande giurisprudenziali, quindi gli avvocati che vogliono fare delle ricerche fanno delle domande a Ross e Ross sostanzialmente gli dà una risposta. Quindi per esempio se io seguo il caso di due persone che si stanno separando potrei dire in un caso come quello di Tizio e Caio che hanno due figli e che magari hanno un immobile di proprietà e che vivono in una certa città, la moglie o il marito tradisce e quindi in questo caso vorrei riuscire a capire qual è la maniera migliore per regolamentare un tipo di situazione di questo tipo e almeno in teoria, perché io francamente Ross non l'ho utilizzata, Ross dovrebbe darti una sua risposta e questo lo ripeto, sono convinto che farà piacere a tantissime persone, anche se devo dire purtroppo internet sta veramente sostituendo buona parte di tutti i lavori e non solo quelli legali ed anche se devo dire se poi dobbiamo trovare una ragione per contestare qualunque tipo di lavoro la troviamo tranquillamente perché naturalmente gli impiegati sono contestabili per qualche ragione, i dipendenti pubblici per qualche altra ragione, gli insegnanti per qualunque altra ragione e così gli avvocati, gli architetti e così via. Quindi in definitiva che cosa vi volevo dire? Io vi volevo dire questo, bene la tecnologia, sono contento se potrà aiutare effettivamente le persone a trovare una risposta alle domande. Ecco, mi spiacerebbe francamente che in futuro a fare questo video non fossi più io, ma fosse magari un robot al mio posto.